nuovo amore per Sara Affifela? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da qualche tempo e, più precisamente, da quando alcuni attenti blog hanno messo in evidenza degli indizi che sembrerebbero confermare una simpatia in corso tra l'ex tronista e un calciatore del Torino. La napoletana, infatti, si dice scambi spesso messaggi in codice con Vittorio Parigini, attaccante dell'Under 21, oltre a pubblicare le stesse canzoni della ragazza. Il giocatore ha fatto una particolare dedica per il gol che ha segnato pochi giorni fa con la maglia della nazionale. Sara di Uomini e Donne potrebbe avere un nuovo ragazzo nonostante la sua avventura a Uomini e Donne si sia conclusa qualche mese fa. Sara Affifela continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal gossip nostrano. Oltre che per l'arrivo sul trono dei suoi ex corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Video. In queste ore la napoletana è finita al centro dell'attenzione per un presunto nuovo flirt che starebbe vivendo. Vicolo delle news e Isa e Kia, infatti, hanno fatto notare ai loro lettori che la ragazza si starebbe scambiando dei messaggi in codice sui social network con un certo Vittorio Parigini, conosciuto per essere uno tra i più promettenti calciatori di Serie A. Questo due blog, dunque, hanno messo in evidenza degli indizi che confermerebbero la simpatia nata tra l'ex tronista e l'attaccante del Torino. I due, per esempio, pubblicano su Instagram i versi delle stesse canzoni come a volersi scambiare delle romantiche dediche e la ventenne è stata recentemente beccata dalle fan nel capoluogo piemontese. Il giocatore, inoltre, ha dedicato un gol che ha segnato con la maglia della nazionale ad una persona il cui nome inizia con la S, Only for You, S. Questa la didascalia scelta da Parigini per far sapere a chi lo segue che quel gesto tecnico era rivolto a qualcuno in particolare. Tra coloro che hanno messo mi piace a questo dolce post, c'è anche Valeria Bigella, ex protagonista di Temptation Island ma soprattutto grande amica di Sara. Quest'ultima, però, sembra stare molto attenta a non apprezzare le foto che Vittorio posta sui social network, forse per non dare dei segnali troppo chiari della loro ipotetica frequentazione. La nuova vita di Sara dopo Lorenzo e Luigi, se Sara Affifela ha realmente trovato l'amore, non lo sappiamo con certezza, anche perché la giovane è molto riservata e non vuole che le sue storie diventino di dominio pubblico. Intervistata recentemente dal magazine di Uomini e Donne, la partenopea ha sostenuto di essere felicemente single, video, e concentrata solo sui tanti progetti di lavoro che ha in ballo. Sarà vero che non c'è nessuno nel cuore della bella ex tronista? Qualora il gossip su Sara e Vittorio Parigini dovesse trovare qualche riscontro nella realtà, vorrebbe dire che la ragazza è finalmente tornata a sorridere dopo un brutto periodo. L'esperienza nel programma di Canale 5, infatti, non è andata come si aspettava. Infatti l'estate che è appena finita è stata molto complicata per lei. Dopo aver scelto Luigi Mastroianni davanti alle telecamere, la Affifela è finita al centro di mille polemiche per la sua decisione di non iniziare mai veramente a frequentare il siciliano lontano dai riflettori. Anche durante la registrazione del Trono Classico in cui è stata ospite, la modella è stata accusata di aver preso in giro sia il suo ex fidanzato che Lorenzo Riccardi per tutta la durata del suo percorso in TV.